Cuando Paolo è invitato a parlare alla sinagoga di Antiochia per spiegare questa nuova dottrina, cioè per spiegare Gesù, per proclamare Gesù, Paolo comincia parlando della storia della salvezza. Si alzò Paolo e incomincia. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto. E tutta la salvezza, la storia della salvezza. Lo stesso fece Stefano prima del martirio e anche Paolo un'altra volta. Lo stesso fa l'autore della lettera agli Ebrei, quando racconta la storia di Abramo e tutti i nostri padri. Lo stesso abbiamo cantato oggi noi, canterò in eterno l'amore del Signore, farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. E abbiamo cantato la storia di Davide, ho trovato Davide mio servo. Lo stesso fanno Matteo e Luca. Quando incominciano a parlare di Gesù, prendono la genealogia di Gesù. Cosa c'è? Che dietro Gesù c'è una storia. Una storia di grazia. Una storia di elezione. Una storia di promessa. Il Signore ha scelto Abramo. E ha andato col suo popolo. All'inizio della messa, nel canto d'inizio, abbiamo detto: quando avanzavi, Signori, davanti al tuo popolo e aprivi il cammino, e camminavi accanto al tuo popolo, vicino al tuo popolo. C'è una storia di Dio con il suo popolo. E per questo quando Paolo è chiesto di spiegare il perché la fede in Gesù Cristo, non incomincia da Gesù Cristo, incomincia dalla storia. Il cristianesimo è una dottrina, sì, ma non solo. Non solo sono le cose che noi crediamo, è una storia che porta questa dottrina, che è la promessa di Dio, l'alleanza di Dio, essere eletti da Dio. Il cristianesimo non è un'etica solo. Sì, davvero, ha dei principi morali, ma non sei cristiano soltanto con una visione di etica. E di più, il cristianesimo non è una elite di gente scelta per la verità, questo senso elitario che poi va avanti nella Chiesa, no? Per esempio, no, io sono di quale istituzione, io appartengo a questo movimento che è meglio del tuo, che questo, che l'altro, è un senso elitario. No, il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo è appartenenza a un popolo scelto da Dio, gratuitamente. Se noi non abbiamo questa coscienza di appartenenza a un popolo,
saremmo cristiani ideologici, con una dottrina piccolina di affermazione di verità, con un'etica, con una morale, sta bene. O con un'elite, se sentiamo parte di un gruppo scelto da Dio, i cristiani, gli altri andranno all'inferno, o se si salvano è per la misericordia di Dio, ma sono gli scartati, e così via. Se noi non abbiamo una coscienza di appartenenza a un popolo, noi non siamo dei veri cristiani. Per questo Paolo spiega Gesù dall'inizio, dall'appartenenza a un popolo. E tante volte noi cadiamo in queste parzialità, siano dogmatici, morali o elitarie, no? Il senso dell'elite è quello che ci fa tanto male, no? E perdiamo quel senso di appartenenza al santo popolo fedele di Dio. Che Dio ha eletto in Abramo e ha promesso, la grande promessa a Gesù, lo ha fatto andare con speranza e ha fatto alleanza con lui. Coscienza di popolo. A me colpisce sempre quello del Deuteronomio, credo sia il capitolo 26, quando dice: quando una volta all'anno tu andrai a presentare le offerte al Signore, le primizie. E quando tuo figlio ti domanderà: ma papà, perché fai questo? Non devi dirle perché Dio ha mandato, no. Noi eravamo un popolo, noi eravamo così e il Signore ci ha liberato. Raccontare la storia, come ha fatto Paolo qui. Trasmettere la storia della nostra salvezza. Il Signore, nello stesso Deuteronomio, consiglia: quando tu arriverai alla terra che tu non hai conquistato, l'ho conquistato io, e mangerai dei frutti che tu non hai piantato, e abiterai le case che tu non hai edificato, nel momento di dare l'offerta, recita il famoso credo deuteronomico: mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, stette lì per 400 anni, poi il Signore lo liberò, lo portò avanti. Canta la storia, la memoria del popolo, la memoria di un popolo, di essere popolo. Questa storia del popolo di Dio fino ad arrivare a Gesù Cristo sono stati santi, peccatori e tanta gente comune, buona, con le virtù e i peccati, ma tutti. La famosa folla che seguiva Gesù, che aveva il fiuto di appartenenza a un popolo. Un sedicente cristiano che non abbia questo fiuto non è un vero cristiano. È un po' particolare, un po' si sente giustificato senza il popolo. Appartenenza a un popolo, avere memoria del popolo di Dio. Questo lo insegna Paolo, Stefano, un'altra volta Paolo, gli apostoli. E il consiglio
dell'autore della lettera agli ebrei, ricordate i vostri antenati, cioè coloro che ci hanno preceduto in questo cammino di salvezza. Se qualcuno mi domandasse qual è per lei la deviazione dei cristiani oggi e sempre, quale sarebbe per lei la deviazione più pericolosa dei cristiani? Io direi, senza dubitare, la mancanza di memoria di appartenenza a un popolo. Quando manca questo, vengono i dogmatismi, i moralismi, gli eticismi, i movimenti elitari, ma manca il popolo. Un popolo peccatore, sempre, tutti ne siamo, ma che non sbaglia in genere, che ha il fiuto di essere popolo eletto, che cammina dietro una promessa e che ha fatto un'alleanza che lui forse non compie, ma sa. Chiedere al Signore questa coscienza di popolo che la Madonna tan bellamente ha cantato nel suo Magnificat, che Zaccaria ha cantato così bellamente nel suo Benedictus, cantici che preghiamo tutti i giorni, mattino e alla sera, coscienza di popolo. Noi siamo il santo popolo fedele di Dio, che, come dice il Concilio Vaticano I, poi il II, nella sua totalità ha il fiuto della fede, è infallibile in questo modo di credere.